Grazie Presidente. Devo dire che in quest'Aula si respira uno spirito di assemblea costituente non da poco. Questa è la prima volta nella storia della Repubblica che si chiede una fiume sulle riforme costituzionali. È un orrore spaventoso. La prima volta. Quindi chiunque voterà a favore si renderà complice di questo precedente, se ne assumerà oneri e onori e poi ne risponderà. Vorrei chiedere tramite lei al Presidente Speranza quale sarebbe il motivo di questa fiume, perché il senso di mettere una seduta a fiume quando c'è un provvedimento in scadenza e si deve arrivare a una data certa, ma lui ha appena detto chiaramente che non ci sarà una data certa per la conclusione dei lavori, ma che sarà da concordare, quindi è un controsenso che deambula questa richiesta. Motivi non ce ne sono. Lei oggi in capigruppo, ma in varie occasioni, ha chiesto senso di responsabilità ai gruppi, ma di senso di responsabilità da parte dell'opposizione ce n'è stato infinito. In commissione, noi personalmente, ma tutta l'opposizione, abbiamo presentato pochissimi emendamenti e non si è discusso nel merito. Avete voluto mettere la calendarizzazione a dicembre col contingentamento e noi non abbiamo presentato tantissimi emendamenti e in aula non si è discusso sul merito. Si è voluto forzare la mano. E allora noi per legittima difesa, sarà eccesso di legittima difesa, ma vi abbiamo ricoperto di subemendamenti, ci mancherebbe altro. Compete alle opposizioni difendere la Carta Costituzionale, ma lo facciamo anche per voi, perché un giorno potreste essere opposizione di qualcuno. Presidente, chiedere tra l'altro degli accordi per la conclusione di una riforma costituzionale, una proposta quantomeno indegna, vergognosa, e che di Assemblea Costituente di quello spirito non ne ha assolutamente nulla. Questa è una riforma presentata dal Governo nei confronti dell'organo che dovrebbe essere legittimato a modificare la Carta Costituzionale, che ci ha spinto a contingentare i tempi, a non discutere. Noi addirittura abbiamo proposto di inserire come atto di responsabilità, questa bellissima parola di cui vi riempite la bocca, 10 emendamenti di democrazia diretta, orrore, santo Dio, i cittadini possono intromettersi nella vita politica, no, piuttosto una seduta a fiume sulle riforme costituzionali. Abbiamo proposto addirittura di ritirare i 200 subemendamenti perché la notte portasse consiglio al collega Speranza e al ministro Boschi. Nemmeno da questo punto di vista c'è stata disponibilità. Ma noi che cosa dovremmo fare a questo punto? Non ho capito, Presidente. Cioè, dovremmo praticamente chiederei al PD di votare i loro emendamenti al posto nostro, vengano qui, mettano l'impronta digitale, a questo punto tanto vale. Se questa è la loro idea di democrazia, queste riforme continuino a farsele da sole come hanno fatto finora, sappiate però che ne pagherete le spese perché oggi siete maggioranza e un giorno sarete all'opposizione di qualcuno.